Negli anni 70 nasce anche la Fininvest, la società holding con cui Berlusconi controllava tutte le sue attività e con cui quindi gestiva il grosso del suo patrimonio. Per chi non lo sapesse, una holding non è altro che una società, un SRL, nella maggior parte dei casi, che però non è operativa, non ha un business, se non quello di gestire tante partecipazioni in aziende differenti. Tant'è che la maggior parte delle grandissime famiglie italiane operano attraverso le loro holding, con partecipate in tantissimi settori differenti. Ecco, è proprio negli anni 70 che nasce la Fininvest, la holding di Berlusconi. E nel 79 Berlusconi ne aggiunge una, crea Publitalia, fondamentale perché si occuperà di trovare le pubblicità, o meglio gli inserzionisti pubblicitari, per i suoi programmi in televisione. In questo modo riuscirà a trovare una montagna di soldi per finanziare le sue televisioni private, o meglio la sua televisione privata, perché inizialmente operava con Telemilano, ma poi l'ha trasformata in Canale 5, il primo vero canale nazionale privato, poi creò Rete 4 e poi Italia 1.